Per l'intitolazione del primo istituto comprensivo a Fabrizio De Andrea ad Aci Sant'Antonio, ieri sera è giunta in persona alle falde dell'Etna la moglie del cantautore genovese scomparso nel 1999, Dori Ghezzi, accolta dall'entusiasmo di alunni, genitori e docenti. Non riesco neanche a partecipare a tutte le cose che fanno a favore di Fabrizio, insomma, per cercare di ricordarlo e manifestare l'amore che si prova per lui. E di conseguenza, vabbè, quando posso però cerco di esserci e soprattutto mi attraggono i posti quando mi portano un po' anche lontano o nei posti che ho frequentato tanto magari in passato, come la Sicilia, visto che quando lavoravo ci venivo spesso, e ultimamente invece, diciamo, ci deve pensare Fabrizio per farmi tornare e quindi vengo volentieri. Se dovesse parlare lui personalmente sarebbe scoraggiante. Anche perché lui non è stato mai un grande esempio in questo senso, no? E lo dimostrano le sue pagelle, che sono state anche, insomma, portate in mostra, eccetera. E addirittura mi pare che ha avuto la sufficienza in italiano, in qualche caso, ma proprio la sufficienza. Questo per far capire che a volte non erano molto, molto capiti gli alunni, insomma, magari andavano in qualche direzione di fantasia, eccetera, e magari li pensavano un po' alieni, un po' fuori posto, un po'. E quindi adesso c'è un po' più apertura, diciamo, quindi è più divertente andare a scuola, e anzi direi che, avendo anche inserito i testi, chiamiamoli testi, che non sono poesie, ma insomma li chiamiamoli testi, diciamo che i giovani studenti si sono più facilmente anche avvicinati alla poesia, cosa che una volta era un incubo per tutti, dover imparare una poesia, e lo era anche per Fabrizio, se vogliamo. Adesso invece così in musica diventa un attimino più divertente, più facile applicarsi e amare e a capire la poesia.